Ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi fuori c'è un tempaccio terribile, ragazzi, sta nevicando il 31 marzo, ditemi voi, e quindi ho deciso di non uscire di casa e di approfittare per filmare un video per voi. Ho filmato anche qualcosina per TikTok, qualcosina per Instagram e ovviamente anche un bel video per YouTube. Era da un po' che volevo filmare questo video, in realtà da tantissimo, da quando ho iniziato a farvi i video sul narcisismo, perché questo discorso è un discorso a sé in realtà, la dipendenza affettiva, ma molto spesso va a braccetto con le relazioni con i narcisisti, e quindi penso che sia molto utile per voi se affronto anche questo argomento. Naturalmente questo genere di video spazia abbastanza dal mio solito moda, make-up, beauty, eccetera, ma come sapete nel mio canale ci tengo ad affrontare anche temi che particolarmente mi stanno a cuore, perché soprattutto i temi che so che possono aiutare tanti di voi, perché se io avessi sentito queste parole qualche anno fa mi avrebbero salvata. Quindi ci tengo a condividere quello che ho imparato anche con voi, anche se, piccolo disclaimer che faccio sempre all'inizio di questi video, prendete le mie parole come le parole di un'amica, perché io non sono una psicoterapeuta né un medico psichiatra, quindi posso dirvi però quello che ho studiato nelle mie ricerche negli ultimi anni, da quando mi sono appassionata a questo genere di discorso, e quello che mi è stato, detto da psicoterapeuti e, psichiatri con cui ho parlato. E mi sono decisa a filmare questo video dopo l'ennesimo messaggio che ho ricevuto che mi ha stretto il cuore. Infatti vorrei leggerlo con voi un attimino. Mi è arrivato proprio questa mattina da una di voi su Instagram e prima lo leggiamo assieme e poi ne parliamo. Naturalmente, per proteggere la privacy della persona che mi ha scritto, non farò nessun tipo di riferimento su nome, cognome, eccetera. Ciao Nicole, ti scrivo perché ti seguo dai tuoi primi video come se fossi un'amica ormai. Sono intrappolata in una relazione tossica con un narcisista da 4 anni ormai. Sto malissimo. Siamo arrivati ad un punto in cui mi rendo conto che lui non mi ama più e sta con me solo per un suo scopo. Il problema è che io ho 24 anni e non me la sento più di sprecare energie e tempo per una relazione così distruttiva. Ho iniziato ad odiare me stessa in tutti i modi possibili, attacchi di panico, eccetera. Lui è un muro alle mie lacrime. Risponde con insulti e umiliandomi, dicendo che non è una donna colei che piange in quanto è debole. Ed è così che mi sento un fallimento. Sono sempre stata super indipendente, solare, felice, ora invece sono un guscio vuoto. Scusami lo sfogo, ma non potendone parlare in famiglia ho preferito scriverti perché tu sai di cosa parlo. Naturalmente ho risposto a questa ragazza in privato. Volevo però appunto leggere questo messaggio con voi per farvi un attimino ragionare, e di messaggi del genere io ne ricevo quotidianamente e ogni volta sto male per voi, perché so esattamente come cosa si prova, e non è una cosa che mi piace andare in giro a dire, il fatto che sono molto empatica, perché anche chi non lo è affatto lo fa e va in giro a dire sono molto empatico, poi è empatico come un tir, però mi viene da piangere perché so esattamente cosa si prova, e avere mie follower, che per me siete, avete un posticino qua nel mio cuoricino, per sempre ce l'avrete, sapere che state passando questo mi rende profondamente triste, mi fa molto male. Infatti, quando registro questi video per me è difficile perché mi riesco ad immedesimarmi al 100% in quello che mi scrivete, purtroppo, anche perché una volta che hai avuto a che fare con una persona con un disturbo narcisistico di personalità, capisci esattamente tutte le altre ragazze o ragazzi che sono in questa situazione, perché dicono tutti le stesse cose. I narcisisti dicono e fanno tutti le stesse cose, è incredibile, sembra prendano lezioni da un copione, però purtroppo è il loro disturbo di personalità, ma sono tutti talmente simili in quello che dicono, in quello che fanno, che io è come se leggendo questi vostri messaggi io tornassi indietro nel tempo e mi ritrovassi in queste esatte situazioni, perché mi ci sono trovata anch'io. So esattamente che cosa significa piangere e avere davanti una persona che è un muro e che anzi gode del fatto che tu stia male, e che sembra appunto che non voglia che questo finisca e che
invece che starti vicino o perlomeno lasciarti in pace, non fa che ricoprirti di insulti, a volte velati, a volte meno, ma tu non riesci ad andartene. Questo è proprio il tema che voglio affrontare oggi con voi. La dipendenza affettiva cos'è? E quando tu sei talmente tanto innamorato, anche se non è amore, adesso ci arriviamo, di una persona che non riesce ad andartene. Prendiamo per esempio la ragazza che mi ha scritto queste righe, che è solo uno, appunto, ripeto, dei tantissimi messaggi che ricevo così, è solo che dopo questo ho detto: io questo video sulla dipendenza affettiva devo assolutamente farlo, perché cioè vi serve. Cioè, quando veniamo trattate così male, ci rendiamo perfettamente conto che la persona che abbiamo accanto a noi è una persona che ci fa del male, è una persona che non ci vuole bene. La ragazza stessa me lo ha scritto: io mi rendo conto che non mi ama più, però non riesco a staccarmi. Questo non è amore, ma è molto spesso dipendenza affettiva. Una persona che ti mostra il peggio di sé e che non ha niente di positivo da dirti, o ti fa sentire solo male, tanto tanto male, addirittura arrivando ad avere attacchi di panico, eccetera, non puoi amare questa persona, perché tu oggettivamente puoi amare qualcuno che ritieni una bella persona, ami le sue qualità, la sua, insomma, ci sono tantissime cose. Ogni persona si ama per dei motivi diversi, però l'amore è ammirare, non ammirare, ma è apprezzare dei lati di una persona che magari possiamo vedere solo noi, di cui noi ci accorgiamo. L'amore è amare delle caratteristiche di una persona che ti fanno stare bene. Quando una persona non ti mostra nulla di bello e ti fa solo del male, non può essere amore, perché di cosa sei innamorato esattamente? Di cosa sei innamorata esattamente? Io me ne sono resa conto appunto quando me l'hanno chiesto. Ma di cosa sei innamorata? Cioè, che cos'è che ti piace di lui? E io poi mi ricordo che avevo fatto una scena muta. Ed effettivamente, e questo mi era stato chiesto da una ragazza che conosco che è psicoterapeuta, quindi sa di che cosa parla. Poi mi fa: lo vedi che non c'è niente che tu possa amare di questa persona? Cioè, come fai a dire che è amore? E lì mi sono resa conto che non era amore. E forse in fondo lo sapete che è così. Perché io in fondo lo sapevo che c'era qualcosa che non andava, anche se per me è stato un periodo abbastanza breve. Però non era amore, non era affetto. Ero io che non riuscivo a staccarmi, nonostante sapessi molto molto bene di doverlo fare per il mio bene. Voglio dirvi anche da subito di non sentirvi in colpa, di non con voi stesse, di non colpevolizzarvi se non riuscite ad allontanarvi, scusatemi, è sempre difficile per me filmare questi video per i discorsi che vi dicevo prima, quindi un po' mi impapero e poi perdo il filo. Il fatto è che non voglio che vi sentiate in colpa, perché molto spesso mi scrivete: Nicole, io sto male con me stessa perché vorrei allontanarmi ma non ce la faccio, sono anni che ci provo, mesi che ci provo, non ce la faccio. Ok, non sentitevi male con voi stesse per questo, perché appunto non è una colpa, è una dipendenza. Se la persona che vedete in questo momento, cioè una persona così, una specie di mostro, ok? Se fosse stato così agli inizi della vostra relazione, voi vi sarete mai innamorate di una persona del genere? Io lo dicevo al mio narcisista, io glielo dicevo proprio, io se ti avessi conosciuto per quello che sei, non mi sarei mai innamorata di te, cioè sei veramente una persona terribile. E pensateci un attimino a questa cosa, che cos'è che è subentrato? Perché all'inizio non vi sareste mai innamorate di una persona del genere, che vi sta facendo vedere effettivamente quello che è in realtà, perché all'inizio usano una maschera. Poi tutti i miei video sul narcisismo li avete visti, magari ve li linko qua sotto se volete vedere prima quelli, ve lo consiglio se non li avete visti. Ma come mai non vi sareste mai innamorate di una persona così all'inizio, però adesso che vedete che questa persona è così ed è totalmente cambiata, non riuscite a staccarvi? E appunto non è amore, ma è dipendenza affettiva, che subentra molto spesso con le relazioni con narcisisti patologici, perché sempre di narcisismo patologico si parla. Io dico narcisista per fare prima, ma ok, lo sapete, ci sono diversi livelli di narcisismo, c'è il livello sano all'inizio della nostra scala e poi c'è il disturbo narcisistico di personalità che è patologico. Queste persone con manipolazione, gaslighting, le piccole briciole che ogni
ogni tanto vi danno, poi vi tolgono, eccetera, eccetera, eccetera. Questo fa tutto sì che con il tempo si formi una sorta di dipendenza affettiva. Per alcune persone è più semplice uscirne, per alcune persone è più difficile, ma sappiate che fa parte tutto del loro meccanismo psicologico. Quando voi subite gaslighting, manipolazioni continue, insulti e tutti questi abusi psicologici, perché non dimentichiamoci che la violenza non è solo fisica, esiste anche violenza psicologica. Quindi sappiate, capite che si tratta di questo, non siete voi che siete strani, strane, sceme, parlo al femminile, ma ovviamente può essere anche al maschile, sceme, cretine, deboli, non è assolutamente così, al di là del fatto che volevo anche menzionare che chi comunque vi dice tu sei debole e sbagli perché piangi, in realtà è l'esatto contrario, giusto questa piccola parentesi perché so che i narcisisti lo dicono spesso, in realtà è l'esatto contrario, cioè tu che mi insulti, mi offendi e mi fai stare male, hai un problema, non io che reagisco a questo piangendo, perché estraniare, esprimere le proprie emozioni è una cosa molto molto sana, chi non sa farlo ha dei problemi, però al di là appunto di questa piccola parentesi che volevo fare, non voglio che vi sentiate in colpa, perché non è colpa vostra, se ci siete cascate, se siete in questo specie di bolla e vi sembra di non riuscire ad uscirne da sole, sappiate che è molto molto difficile, quindi non prendetevela con voi stesse, perché l'ultima cosa che avete bisogno, quello di cui avete bisogno, è iniziare a volervi bene. Quando inizi a volerti bene davvero, non accetti più alcun tipo di mancanza di rispetto, perché tutto questo è una grossissima mancanza di rispetto. Perché alcune dicono: ah, io mi becco tutti i casi umani, anch'io lo dico, no? Però perché per molte è così? Non è tanto il fatto che ci becchiamo solo i casi umani, il fatto è che alcune di noi i casi umani se li tengono, mentre alcune scappano a gambe levate. E quando arrivi al punto di volerti tanto bene, però ragazze, è un processo lungo, ci vuole del tempo se siete in questa situazione, non è facile, specialmente se non avete qualcuno che vi sta accanto, e proprio per questo il mio consiglio più grande è di cercare uno psicoterapeuta che sia ferrato nel campo dei disturbi della personalità e che possa aiutarvi ad uscirne, appunto perché da soli è molto molto difficile, se non impossibile, almeno con sostegno di famiglia e amici. Però la cosa migliore è andare da uno psicoterapeuta che possa capire tutte le violenze psicologiche che avete subito e vi fa anche capire quello che provate in realtà, perché molto spesso la dipendenza affettiva, quando ci sei dentro, neanche tu capisci quello che provi, purtroppo è il tuo carnefice che ti dice che cosa puoi o non puoi provare. È assurdo, solo chi ci è passato può capire, però avete bisogno di qualcuno che capisca queste cose e che riesca a farvi capire come ci siete cascati e soprattutto come fare per non ricascarci più. E qui mi ricollego al discorso che vi facevo. Io sono arrivata ad un punto, ma ci arrivi ad un punto in cui pensi al passato e ti rendi perfettamente conto che tutte le cose che hai lasciato correre non potrebbero mai più succedere. Perché com'è che nascono questi rapporti? La persona all'inizio è splendida, meravigliosa, no? Ovviamente. Quando questa persona vede che tu inizi ad innamorarti, che inizi a tenerci a lui o a lei, questa persona improvvisamente cambia. E quindi tu passi il tempo a sperare che questa persona ritorni quello che era all'inizio, cosa che non succederà mai, se non per brevi periodi quando la lascerete, eccetera, ma e voi non sapete nemmeno come ci siete arrivati in questa situazione, dall'inizio a passare alla situazione in cui si trova questa ragazza. Com'è che si arriva qui? Che i narcisisti piano piano cercano sempre di spingere i tuoi limiti, no? Magari ti mancano di rispetto una volta, tu ti arrabbi, non lo fanno più, dicono non lo faccio più, non faccio più, poi risuccede. E se tu alla seconda, terza,
quarta volta non prenditene vai davvero, loro purtroppo capiscono di poter fare tutto quello che vogliono. Purtroppo ci sono persone che i limiti del rispetto non li si permetterebbero mai di buttarli giù, ovviamente in modo figurativo, no? E poi ci sono persone purtroppo come i narcisisti o altre persone che hanno altri disturbi di personalità o semplicemente persone cattive, che invece questi limiti li buttano giù. Sta a noi a quel punto dire: io queste cose non le accetto, me ne vado. E bisogna essere talmente tanto assertivi e talmente tanto e volersi talmente tanto bene che, indipendentemente da tutto, se una persona si permette di farci o dirci determinate cose, ce ne dobbiamo andare. Ecco, questo è il punto che io vi auguro di raggiungere. Tante ragazze mi scrivono sotto questi video: ma io la prima volta uno, se vedo, mi dice una cosa del genere, io scappo, come fate? Purtroppo, se non ci sei mai cascata in una trappola del genere, è molto difficile spiegare, ma ad alcuni riesce naturale, che se una persona appunto va oltre il limite, tu te ne vai, ciao, io vi invidio tantissimo voi che riuscite a farlo. Io non sono mai stata così, purtroppo ho sempre lasciato che gli altri mi mancassero di rispetto, specialmente nelle relazioni che ho avuto con due narcisisti, è sempre stato così, cioè da una piccola mancanza di rispetto poi ne è arrivata un'altra, ne è arrivata un'altra, ne è arrivata un'altra. Tu sei sempre più innamorata, anche se non è amore, sei sempre più affezionata a questa persona, pensi di avere tu un problema, pensi di essere tu il problema, pensi di aver fatto qualcosa di sbagliato tu. So benissimo come funzionano questi meccanismi, ne ho parlato appunto anche negli altri video, ma si arriva a questo punto proprio per questo, perché si lasciano correre cose che non avremmo dovuto lasciar correre. Sono stata io per prima a farlo. Quando ci ripenso ho ancora molti sensi di colpa verso me stessa, quindi quando vi dico non fatevi sensi di colpa, lo dico anche a me, perché mi voglio troppo bene e mi dà molto fastidio che io mi sia lasciata trattare così, ma una cosa che mi aiuta è la consapevolezza che questo non potrà mai più succedere. E tra virgolette, molto a posteriori, sono quasi, non fraintendete quello che vi sto per dire, ma capitemi, sono quasi grata ai miei narcisisti perché mi hanno fatto capire esattamente come mi devo comportare quando una persona mi manca di rispetto, cioè devo sempre farmi sentire. E io invece sono una che ha sempre lasciato correre, si è sempre fatta mille dubbi, magari sono io, e invece devi arrivare ad un punto, ed è quello che auguro alla ragazza che mi ha scritto questo messaggio e a tutte voi che siete in questa situazione, e so che siete tante perché me lo scrivete, di arrivare ad un punto dopo questa relazione di riuscire a rifiorire molto meglio di prima, perché molte mi scrivete: ho paura di non essere più la persona che ero. Sarete la persona che eravate prima, tornerete ad essere la persona che eravate prima, ma sarete ancora meglio, cioè sarete il super saiyan della persona che eravate prima, perché sarete esattamente come prima, però con molta consapevolezza e molto amore per se stessi in più. E i miei narcisisti mi hanno insegnato ad amarmi molto di più, quindi per questo dicevo sono quasi grata, perché molto spesso il dolore, stare male, ti aiuta a crescere. Non voglio dire che lo auguro a nessuno, non voglio dire che sia stata una cosa positiva, perché ovviamente mi ha causato tanto dolore, però avevo forse bisogno di questo nella mia vita per capire che mi devo voler bene e non devo mettere prima gli altri e dopo me stessa. Se vi riconoscete in queste parole, nelle parole della ragazza che mi ha mandato questo messaggio, cercate su internet l'argomento dipendenza affettiva. Ci sono tantissimi psicoterapeuti e psichiatri che ne parlano e vi giuro vi apre un mondo. Volevo un attimino, se appunto vi riconoscete in questo, leggervi le caratteristiche della dipendenza affettiva in modo che appunto possiate capire meglio. Le emozioni del partner hanno più importanza
rispetto alle proprie, quindi mettere davanti, appunto quello che vi dicevo poco fa, le emozioni e le necessità del partner davanti alle proprie. La stima di sé dipende dall'approvazione dell'altro, quindi voi non avete stima di voi stessi perché è l'altro che vi butta costantemente giù, vi dice che siete una nullità, che non siete nulla, e voi a questo ci credete. Stima di sé dipende dall'altra persona, da quello che dice, quello che fa l'altra persona, mentre bisogna saperlo dentro di noi, quello che valiamo e quanto siamo importanti e quanto ci vogliamo bene. Ma andiamo avanti. Prendere una posizione o una decisione diventa difficoltoso e causa forti sensi di colpa. La paura di essere abbandonati è talmente intensa che la maggior parte dei comportamenti hanno la funzione di evitare la solitudine e il rifiuto, quindi le tue giornate sono praticamente incentrate a far sì che l'altra persona sia felice, che stia bene, che non abbia niente di cui lamentarsi, cosa che però con i narcisisti succede di continuo, e c'è questa paura di essere abbandonati, che è una paura di fondo sempre 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 presente, che molto spesso deriva da altre relazioni che si hanno avute prima oppure da fatti accaduti nell'infanzia. Poi riconoscere ed esprimere i propri pensieri ed emozioni è difficile o spaventoso. Per quanto mi riguarda anche era così, cioè io non sapevo descrivere le mie emozioni. Quando la psicoterapeuta me lo chiedeva, io non sapevo farlo perché non mi ero neanche mai soffermata a pensarci, a come mi sentivo, figuratevi se ero capace di esternarlo. Poi, ultima ma non per importanza, le conseguenze negative che la relazione produce in tutti gli altri ambiti vengono ignorate, quindi pur di avere questa sensazione del sto bene perché quella persona è qui, lasciamo che la nostra vita vada a rotoli, che la nostra autostima vada a rotoli, che i rapporti con gli altri non ci siano più, molto spesso i rapporti con la famiglia non ci sono più, tutto è solo per soddisfare questa persona in modo che questa persona non ci abbandoni. Potete capire che se abbiamo a fianco a noi una persona con un disturbo narcisistico di personalità, che molto spesso sono sadici e godono nel fare del male agli altri, capite che una persona che è propensa alla dipendenza affettiva o che ne soffre, se va ad incontrare un narcisista patologico, capite che può finire soltanto in tragedia, finirà con la persona narcisistica che tenderà irrimediabilmente di sovrastarti, di farti perdere la fiducia in te stessa, purtroppo in qualche caso, ed è per questo che io sono sempre anche molto preoccupata, perché molto spesso, non sempre, ma alcune volte queste persone diventano anche fisicamente violente, non solo verbalmente, psicologicamente, e in questo caso la situazione ovviamente diventa pericolosa poi per la vostra vita. Quindi cerco sempre di rispondere quando mi scrivete queste cose, perché purtroppo nel messaggio di oggi non c'era, ma molto spesso nei messaggi che mi scrivete ci sono anche riferimenti e mi raccontate anche di quando vi mettono le mani addosso, l'hanno fatto o lo stanno facendo, eccetera eccetera. Quindi queste relazioni non sono solo pericolose perché vi fanno stare male psicologicamente, ma purtroppo si rischia anche la vita se accanto abbiamo una persona molto disturbata. Ed è per questo che è essenziale imparare a conoscere questi termini: che cos'è la dipendenza affettiva, che cos'è la manipolazione psicologica, bisogna parlarne più che si può, che cos'è il narcisismo, perché io voglio lasciarlo ma non ce la faccio. Bisogna parlare di queste cose proprio perché chi ci è dentro è convinto di essere sbagliato, di essere l'unico al mondo a sentirsi così, mentre non è assolutamente vero. Tutte queste cose hanno un nome, tutti questi meccanismi hanno un nome, e bisogna avere un sostegno di qualcuno che ne ci capisce in materia davvero per poterne uscire o per poter stare meglio, specialmente se ci avete provato più volte e non riuscite a lasciare questa persona. Vi prego, cercate uno psicoterapeuta, anche solo un paio di sedute, che riesca a farvi capire, perché veramente
ne uscite illuminati completamente e vi insegnano come non ricascarci mai più. Quindi non so per quanto ho parlato in questo video, non come al solito quando faccio questa tipologia di video, non faccio script o cose del genere, vado con il mio stream of consciousness, quello che mi viene. Spero di essere stata esaustiva e di essere stata appunto comprensibile, perché parlo dal cuore e non ho appunto una scaletta precisa. Sicuramente quando spegnerò questo video mi ricorderò di tantissime altre cose che volevo menzionare, però ci sono sempre i commenti se volete farmi una domanda o dirmi qualcosa, scrivermi, ma usate i commenti anche per parlare tra di voi, ragazze o ragazzi, o scambiatevi i contatti in qualche modo. Se avete queste problematiche, perché mi scrivete in tante a me, e sarebbe bello anche che possiate parlare tra di voi, perché io cerco di rispondervi, ma non ce la faccio a tutte, siete veramente tante. Quindi mi piacerebbe che si creasse una rete, perché abbiamo questa potenza di internet che è talmente grande e che ci fa sentire talmente bene quando ci rendiamo conto che non siamo gli unici a questo mondo, che davvero... Fatevi coraggio e forza tra di voi, scambiatevi i vostri trascorsi, vedrete quante cose abbiamo tutte in comune, tutti noi che ci siamo passati in relazioni simili con persone del genere. Ragazzi, ci sentiamo tutti allo stesso modo, succedono a tutti le stesse cose, ci vengono addirittura dette a tutti le stesse cose, e quando riesci finalmente a stare bene, a volerti bene, e vedi ragazze che purtroppo stanno passando quello che stavi passando tu, veramente stai male, almeno per me, io sto proprio male, e il fatto che siate miei follower vi sento più vicine, ma già anche se fosse una persona X che sta male, io ci sto male, cioè voglio fare qualcosa, vabbè, io sono così. Però spero di essere riuscita appunto a farvi un po' capire, o comunque a magari qualcuno non sapeva che cosa fosse la dipendenza affettiva, e così con questo video andate poi ad informarvi, eccetera eccetera. Quindi sì, scusate se sono stata un po' emotiva in questo video, purtroppo sono cose che io ho passato in prima persona, quindi mi toccano abbastanza nel profondo, ecco. Quindi questo è quanto per il video di oggi. Ripeto, qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti, ci sono, li leggo sempre tutti. Vi do un bacio gigantesco, non sentitevi soli se siete in questa situazione, perché non sapete quanti siete, e anch'io vi capisco perfettamente, ma vi garantisco che se ne può uscire, e poi riguarderete indietro quel periodo pensando, meno male che mi sono andata, mamma mia, oh mio Dio, ho durato anche troppo. Quindi sì, mia family, questo è quanto, venite qua come al solito che vi do un abbraccio forte 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 forte, ricordatevi che vi voglio tanto bene, bacio, al prossimo video, ciao!